poco fa, che dobbiamo raggiungere nell'arco di moltissimo tempo, che rappresentano delle aree di lavoro che continuamente devono essere perseguiti. Guardiamo quello che è l'indicatore sul tasso di riciclo di rifiuti di imballaggi in plastica. Oggi l'Italia è al 42%, in linea con quanto accade con l'Unione Europea. Gli obiettivi a brevissimo, nel 2025, ci dicono che dobbiamo arrivare a un tasso del 50%, dopo altri 5 anni 55%. Variazioni non banali però, e quindi sono tutte aree di lavoro su cui ragionare. Sostenibilità che prevede uno sforzo molto importante da parte delle imprese, imprese che in Italia oggi già in pochissimi anni sono proiettate nel ecoinvestimenti. Se la quota di aziende che investivano in maniera eco, green, in diverse iniziative era il 14% del 2019, siamo già arrivati al 21%, con un traino molto forte da parte dell'industria manifatturiera, dove il 35% delle aziende produce e realizza investimenti green. Ma perché è importante tenere sotto controllo che cosa fanno le aziende? Un po' è ovvio, ma un po' perché il 76% delle emissioni di gas serra è proprio imputabile all'attività produttiva, quindi è fondamentale la proiezione verso la sostenibilità. E che cosa fanno oggi le aziende in Italia? C'è una mappatura di Istat che in qualche modo ci aiuta a comprendere che cosa accade nei confronti della sostenibilità nel panorama delle aziende italiane. Un'azienda su due sta adottando nei sistemi, nei processi produttivi, comportamenti per ridurre l'impatto ambientale. Credo che sia un risultato importante. È ovvio che gli investimenti in processi di economia circolare oggi riguardano invece un numero molto più basso di aziende.